Salve a tutti! Il libro di cui vi voglio parlare è un libro maledetto. È stato scritto intorno al 700 d.C. da un poeta arabo, Abdul al-Azred, che lo intitolò Al-Azif. Azif è la parola araba per indicare il grido durante la notte dei demoni del deserto. Al-Azred avrebbe attinto alle proprie visioni e anche alle proprie conoscenze occulte. In effetti, Al-Azif formicola di litanie sataniche, cerimonie diaboliche, evocazioni demoniache, quanto di più terribile si possa pensare. L'autore morì in circostanze misteriose, ma molto cruente. Il libro si diffuse in maniera sotterranea e giunse a Costantinopoli, dove nel 950 fu tradotto in greco da Teodoro Fileta, il quale gli dette come titolo Necronomicon, e Necronomicon è il nome con cui questo testo è più diffuso e più noto ancora oggi. Fu tradotto in latino nel 1228, ben presto finì all'indice, ma ciò nonostante venne il testo greco e il testo latino vennero stampati clandestinamente e ne sopravvivono ancora oggi pochissimi esemplari, estremamente rari e molto ricercati da collezionisti, per quanto si dica che la lettura del Necronomicon possa dare degli esiti terribili, in quanto libro maledetto espone a rischi non indifferenti chi lo legge. Questo libro, il Necronomicon, non esiste. Questo che è umano è un'altra cosa, è un caso. E in realtà si tratta di un'invenzione di un autore straordinario, un autore americano, Howard Phillips Lovecraft, morto nel 1937, e straordinario scrittore di racconti dell'orrore. Esistono dei fake nel Necronomicon, ma io vi consiglio di conoscerlo tramite i racconti di Lovecraft. Ci sono ottime traduzioni italiane e spero che vi divertirete a leggerle.